Salve a tutti ragazzi e bentornati su Resident Evil 3 Nemesis. Siamo arrivati al secondo episodio e adesso in questo video scoprirete perché c'è una creatura chiamata Nemesis nel titolo. Beh, io spero che questo video possa essere d'aiuto. Come vedete, ero parecchio indeciso su cosa portarmi, nonostante avessi concluso l'episodio precedente che stavo per uscire. Capiterà molte volte questa cosa perché volevo essere sicuro di avere una buona riuscita, naturalmente, della run. Allora, per coloro che adesso stanno guardando questa zona, vi ricorderete sicuramente, se avete più di 20 anni, quella struttura lì. È la centrale di polizia di Resident Evil 2. Adesso ci sarà un filmato, quindi starò zitto. Tutto succede in pochi secondi. Questo essere gigantesco chiamato Nemesis ammazza il nostro collega Brad della Stars e compare il primo bivio del gioco, ovvero uno, scelta 1, combatti contro il mostro, scelta 2, entra nella stazione di polizia. Aspettate che carichi il pugno se volete combatterlo e poi premete combatti contro il mostro. La seconda scelta avrebbe portato a correre nella centrale di polizia, ma non avrebbe risolto il problema perché questo mostro, al contrario di tutti gli altri mostri di Resident Evil, è in grado di seguirvi attraverso le aree. E non scherzo, dico davvero, eh. Quindi se per esempio c'è anche una transizione con una porta, vi seguirà comunque. Quello che sto facendo adesso è combatterlo schivando sempre a sinistra, verso il braccio più scoperto. Perché Nemesis è mancino e vi tenderà a prendervi o tenderà ad afferrare il vostro corpo e a lanciarlo come se fosse, non so, come se fosse un rifiuto da una parte all'altra della mappa, se voi gli permettete di afferrarvi dalla parte sinistra del corpo. Quindi se voi schivate dalla parte destra, lui non riuscirà a afferrarvi. Questo scontro è uno dei più difficili, secondo me, perché parte male, se vedete, dal fatto che continuamente la telecamera cambia, quindi voi dovete avere un'innata precisione nei movimenti per fare questi schivaggi, non solo, ma anche perché dovete sapere già a priori Nemesis quanta velocità ha, quanto male vi può fare se vi prende, soprattutto. E un'altra cosa, dovete tener conto delle pallottole che avete all'interno del caricatore, perché non dovete assolutamente caricare di fronte a lui con l'animazione in game. Dovete caricare dal menu, così almeno siete sicuri che non vi può afferrare perché voi perdete tempo. Nemesis ha due tipi di attacchi molto pericolosi. Uno era la presa, qui già stavo morendo. Questa è la prima volta che rischio veramente la morte nella run. La prima volta è quando vi afferra, la seconda volta è quando voi siete a terra e tenterà di afferrarvi di nuovo per uccidervi. Quando è così a terra significa che siete a metà dello scontro e gli potete piazzare tre pallottole alle spalle con il fucile. Perché sto usando la pistola, direte voi? È perché c'ha un'animazione di... quando finisce l'animazione di sparo, se notate, è molto più veloce delle altre armi. E io quella sto sfruttando per poter piazzare un paio di colpi su Nemesis e poi scappare. Certo, naturalmente mi chiedono moltissimi colpi di pistola, al contrario per esempio dei colpi del fucile. Però almeno siete sicuri che se avete un buon ritmo non vi può afferrare. Nemesis in difficile, una volta sconfitto, vi lascerà dei pezzi di qualcosa, come delle armi oppure degli strati di primo soccorso. Il nostro primo scontro contro Nemesis è stato vittorioso. Ed eccolo qui, Eagle parte A. Questa pistola qui, se sconfiggeremo di nuovo Nemesis, sarà disponibile perché ci darà anche la Eagle parte B.
Avendo sconfitto Nemesis, possiamo adesso prendere questa cosa, che è la portatessera di Bread. All'interno della custodia c'è una tessera, appunto, ve lo dice. E esaminandola, questa carta ci dice che è la carta di Bread. Questa scheda ci serve all'interno di questa stazione di polizia, se ricordate. Oppure se non avete mai giocato questo gioco, vi dico già che serve all'interno della stazione di polizia. Per uno scopo molto semplice, all'entrata c'è un computer che voi dovete attivare grazie a questa carta. E questa carta vi dirà anche il codice di una cassaforte, che all'interno c'è una chiave appunto per proseguire. Vuoi usare la scheda Stars? Avviso a personale. A causa dell'emergenza, la chiave dell'ufficio Stars è stata riposta nella sala reperti. La parola d'ordine è... Comunque, la combinazione è 0513. Facciamo finta così, perché non mi sembra stupido fermare il video per leggere quella cosa lì. Allora, questa zona qui, è sempre piena di zombie. Però potrebbe capitarvi che ci sono due tipi di orde di zombie. A me è capitato quella peggiore, quella lì che vi attacca fin da sotto la porta. E poi ce ne sono altri due nella sala a sinistra e altri due nella sala a destra. Potrebbe capitarvi invece che ce ne sono di meno, però tutto dipende dalla range del gioco. Io adesso stavo cercando, qui avevo messo pausa, boh, non lo so perché. Se non sbaglio capiterà anche una volta nella sala di salvataggio, però vabbè. Dicevo, questa zona vi possono capitare due orde di nemici. Io spero che non vi capiti questa, perché sprechereste un sacco di colpi. Comunque, qui in Resident Evil 2 c'erano dei colpi, me lo ricordo assolutamente, però avevo confuso i giochi. Nell'armadietto non c'era niente. Ecco qua, questo è un documento da leggere. È Marvin Branagh, funzionario dell'RPD. Del Raccoon Police Department sarebbe. È stato ferito a morte dagli zombie. Sembra che stringa qualcosa nella mano. Ora leggiamo questo rapporto di Marvin. Rapporto 24 settembre. Sono giunte segnalazioni di un furto avvenuto nel municipio prima dell'alba. Un orologio tempestato di gioielli situato all'entrata principale è stato danneggiato e due delle 12 gemme che ornavano il quadrante risultano mancanti. Ricordatevi di questo particolare perché fa parte di un enigma che troveremo più avanti. A causa della mancanza di personale, non posso fare altro che abbandonare le ricerche riguardanti questo caso. In fede, Marvin Branagh. Rapporto 26 settembre. In base al referto dell'autopsia effettuata su di un ristoratore di 42 anni, ho scoperto che era in possesso di una delle due gemme mancanti. Sembra che si sia rifugiato nel dipartimento di polizia verso le ore 10 per morire entro 10 minuti dalla comparsa dei sintomi. Ricordatevi del sostantivo ristoratore, ristorante, ok? Vi dà già l'input per la seconda parte dell'enigma, perché la prima gemma sarà qui dentro, perché ve l'ha detto che si era rifugiato qui dentro, la seconda gemma sarà in un ristorante. Poiché la città è attualmente sotto legge marziale, siamo costretti a sollevarci dal caso, tenendo però la gemma come prova. In fede, Marvin Branagh. E questo file lo abbiamo letto. Adesso stavo controllando se quel tipo lì nel corridoio era morto. Vi dirò perché, perché questa zona qui diventerà un campo di battaglia, quella lì precedente. Allora, qui c'è una delle due gemme. Basta che premete il tasto azione per prenderla. E qui adesso, siccome non possiamo prendere la chiave, perché non abbiamo più spazio nell'inventario, ho deciso di andare prima a depositare qualche oggetto nella safe zone che c'è qui vicino, sotto le scale, che sarebbe una camera oscura, e poi tornare a prendere la chiave. Come potete vedere, zombie dappertutto anche qui. E purtroppo non è una cosa bella da vedere. Usate il fucile per sfoltirli subito. Un bel colpo assestato a distanza ravvicinata li uccide subito. Così come un colpo
assestato a distanza ravvicinata che mira verso l'alto, che gli spappola completamente il cervello. Ed ecco qua, anche l'altro è morto. Qui ho sbagliato, dovevo fare combina, ecco. Allora, adesso entriamo nella camera oscura. Qui c'è un altro file da leggere. È dietro la macchina da scrivere. Appunti di David. La mia sanità mentale è al capolinea. Non riesco ancora a credere a ciò che sta accadendo. Ieri abbiamo perso un altro uomo, Meyer. Era uno dei nostri migliori tiratori scelti. Mi ha visto in difficoltà quando siamo stati assaliti dagli zombie ed è tornato indietro per salvarmi. Quando però avrei potuto sdebitarmi, sono fuggito. Riesco ancora a sentirlo pronunciare il mio nome. Riesco ancora a sentirlo urlare alle mie spalle. Il suono della sua carne staccarsi dalle ossa. Avevo paura. Ero terrorizzato. È il 27, continua la lotta per sopravvivere. Ho eliminato molti zombie che cercavano di sfondare le barricate. Combatto il freddo grazie al whisky, scaricando le munizioni del mio Mossberg su qualsiasi essere che incontro. Questo fucile è ormai il mio migliore amico, grazie al quale ho trasformato molti non morti in concime per campi. Abbiamo perso altri 13 uomini come ieri. Nelle 3 ore spese nella sala riunioni abbiamo litigato su cose di poco conto. È una perdita di tempo totale. Quando avrò finito questa bottiglia, il mio amico Mossberg potrà mandare al creatore ancora uno di quegli esseri maledetti. Poi troverò la pace. Non vedo l'ora. Mamma mia, che documento, eh? Prendendo questi documenti in ordine sbloccherete un oggetto alla fine chiamato il diario di Jill. Lo vedrete in questa run, tranquillamente. Allora. Adesso. Abbiamo posato gli oggetti. Adesso dobbiamo tornare a prendere la chiave. E adesso ci stiamo dirigendo di nuovo in quella stanza. Se vi ricordate la combinazione, bene, altrimenti potete riutilizzare la scheda STARS su quel computer all'inizio. Io adesso sto tornando nell'ala centrale della stazione di polizia dove si entra, perché in pratica, se avete notato, vicino all'entrata ci dovrebbero essere delle erbe verdi. Non vanno sprecate e soprattutto vanno raccolte, perché sono le principali fonti di cura di questo gioco. Gli spray sì, sono ok, sono d'accordo, sono buonissimi oggetti, però vi fanno abbassare il rango se li usate. Detto molto semplicemente. Quindi voi dovete decidere cosa prendere e cosa fare. E purtroppo Resident Evil 3 Nemesis, al contrario del 2, siccome c'è questo RNG, non saprete mai se vi compaiono queste cose qui davanti, oppure se per esempio non c'è niente, oppure se vi compaiono da un'altra parte in qualche altra stanza. È fatto così: per gli oggetti chiave non si spostano gli oggetti, mentre invece per le erbe, per le munizioni e quant'altro, che sono degli oggetti che comunque vi servono per continuare l'avventura, voi non potete farci niente. Sarà il gioco a decidere per voi, e questo io non lo sopporto, ecco perché ritengo il 2 superiore rispetto al 3. È chiusa da una serratura a combinazione, prima cifra 0, 5, 1, 3, ecco qua. E questa è la chiave che ci permetterà di entrare nella sala al di sopra, al piano superiore. Dove si sale? Naturalmente, se avete visto, vicino alla zona della camera oscura c'erano delle scale per salire. Una cosa che qualcuno ricorderà è che in Resident Evil 2 bastava premere un tasto per salire tutte le scale, bastava premere il tasto azione. Mentre invece qui bisogna proprio salire le scale con il movimento. Lo so, per voi sembreranno stupidaggini, ma all'epoca era fighissimo vedere il proprio personaggio che saliva le scale. Comunque. Allora, posiamo anche questa erba verde, erba rossa. Posiamo tutto quello che non ci serve. E adesso faremo una scelta abbastanza
Strano, prenderemo il coltello. Questa sarà la prima e unica volta che lo prenderò con Jill. Il perché non ve lo voglio svelare, voglio che rimanga un segreto. Ok, qui ho messo di nuovo pausa. Evidentemente stavo pensando a cosa portarmi. Prendiamo prima il fucile, giusto? Avevo dimenticato questa zona. Allora, questo corridoio è a RNG puro. Nel senso che ci potrete trovare dei cani. Se ci trovate dei cani, è inutile che state qui dentro, potete anche uscirvene. Se invece ci trovate degli zombie, ammazzateli e arrivate alla fine del corridoio. Tutto questo perché, alla fine del corridoio ci sono due erbe rosse. E sono molto utili. Come penso sappiate, se vanno mischiate con le erbe verdi. Se invece ci sono dei cani qui dentro, alla fine del corridoio non ci troverete niente. Questa zona qui di solito viene utilizzata se voi non raccogliete la scheda mentre combattete Nemesis contro Bread. Cioè, mentre voi combattete Nemesis, che la trovate sul corpo di Bread. Perché infatti la scheda di Jill è quella cosa luccicante lì sulla destra. E qui dentro ci sono anche dei colpi per lo shotgun. Ve l'ho detto, è tutto RNG sto gioco. È tutto RNG. E molte volte persino gli enigmi che voi dovete risolvere, sfortunatamente, sono RNG. Cambieranno continuamente. E non ci possiamo fare niente, sapete, ragazzi? E quella è la cosa triste. Ora torniamo nella camera oscura e posiamo gli oggetti che non ci servono, mischiamo le erbe, come vedete sto facendo sempre avanti e indietro. Ecco qua. E vediamo. Sì, sto prendendo le ultime erbe per mischiarle, come potete vedere. Così poi ne tengo una da parte, nel caso qualcosa vada storto. Vedete però comunque sono abbastanza titubante su cosa portare. Il motivo è molto semplice. Come vi ho già detto, abbiamo pochi colpi, come potete vedere, della pistola. E il gigantone che abbiamo abbattuto fuori dalla centrale di polizia, non è che si starà fermo qui dentro. No, per niente. Ci inseguirà anche qui dentro. Abbiamo preso il coltello, quello è un motivo in più per pensare stranamente di questa parte di gioco. Perché sono sicuro che nessuno ha mai scoperta quella cosa che vi farò vedere fra poco. Potete scappare in mezzo agli zombie, se incontrate degli zombie ciccioni sappiate che qui in fondo non ci saranno zombie. Mentre invece, se avete notato, ce n'era uno dietro la statua. Qui usiamo la chiave emblema. Un'altra cosa strana di Resident Evil è che vi fa intendere quando un oggetto chiave vi serve o non vi serve più. Perché dice questa chiave ora è inutile e la vuoi lasciare. Ve lo fa proprio capire. Un altro file, fax dal negozio armi di Kendo. Ai ragazzi della Stars. Ho buone notizie provenienti da mio zio Joe. Finalmente ha finito la costruzione della nuova pistola d'ordinanza. È la M92F Stars Special. Ma lui la preferisce chiamarla la lama del samurai, o meglio, conosciuta molto più facilmente dai fan di Resident Evil come la Samurai Edge. È la pistola più bilanciata tra quelle prodotte da Kendo, tanto che Joe ha detto: se manchi il bersaglio con questa, devi essere un incapace totale. Gli articoli saranno consegnati insieme ai loro documenti. Sono certo che rimarrete stupiti dell'ottima qualità delle parti che compongono la M92F. Tanto che vorrete sicuramente ringraziarci. No, tanto che vorrete sicuramente ringraziare quei geniacci che l'hanno sviluppata. Scusate. Avevo detto geniacci, avevo ringraziare, avevo unito le due cose. Sono deficiente, sì, lo so. Distinti saluti. Robert Kendo, negozio d'armi Kendo. Finito questo. Ora,
Prendete i colpi dalla scrivania di Barry, perché quella è la scrivania di Barry, se non sbaglio, del primo Resident Evil. Prendete il grimaldello dalla scrivania di Jill, perché questo ci permetterà di proseguire. Prendete, se volete, lo spray di primo soccorso da vicino alla scrivania di Rebecca e poi aprite l'armadietto. Anche questo è RNG quello che troverete dentro. Potreste trovarci il lanciagranate o la Magnum. Entrambe le armi sono parecchio utili per l'inizio del gioco. Forse il lanciagranate un pochino di più. Oh, filmato, scusate. Ora io sono sicuro al 100% che quello che vi farò vedere adesso nessuno l'ha mai fatto, nessuno l'ha mai provato in Resident Evil 3, perché io vi giuro che su YouTube non l'ho mai visto. Ed è strano perché se ci pensate è una cosa molto basilare. Se Nemesis è grande, è così grande soprattutto, ci sarà un modo per incastrarlo facilmente? Sì, lo ammazzeremo con il coltello. Prima cosa però che dovete sapere per questo secondo scontro con Nemesis è che lui sarà armato di lanciarazzi. Una volta sparati 4 razzi, il non potrà usarlo più. Quindi schivate i colpi dei lanciarazzi. Eh sì, lo so che se vi prende dovrebbe farvi esplodere in mille pezzi, ma c'è sospensione dell'incredulità in Resident Evil. Ne ho schivati 3 e come vedete il quarto non l'ho schivato. Ok, e adesso il quinto razzo gli ha fatto distruggere il lanciarazzi, come vi ho già detto. Dopo 4 razzi lui si distrugge completamente. Quel coso lo getta a terra perché non funziona più. Ora Nemesis ci attaccherà perché ci segue tra le aree, ve l'ho già detto. Quindi non c'è bisogno che rimaniate stupiti. Certo che però dovete rimanere stupiti di questo piccolo glitch. Lui non riesce a seguirci qui dentro. A volte rimane bloccato completamente, però quando fa questo pugno, qui stavo morendo di nuovo, pericolosamente morendo di nuovo. E già siamo a 2 volte che sto rischiando la pelle. Mi ha fatto persino la presa, mannaggia. Allora, quando entra dentro, guardate cosa dovete fare. Girate intorno a questi tavoli e poi rifiondatevi in quella stanza. Guardate adesso, vediamo se riesce. Eccolo qui, vedete? Rimane bloccato. E noi possiamo colpirlo con il coltellino. Ci metterà un po', la sua IA a capire come entrare. Intanto voi potete assestargli dei colpi con il coltello. Poi quando lui si rende conto di come poter entrare, voi uscite. Perché intanto che lui entra, voi avete il tempo di uscire e poi lo potete far ribaggare. Qui non lo so come abbia fatto subito a capire come entrare. Sfortuna vera, perché vi giuro che questa tattica è molto più sicura di quello che vedete nel video. Purtroppo sono stato sfortunato in questo playthrough. E che dire? Niente, non si blocca. Però vedrete verso la fine che sicuro si bloccherà, perché me lo ricordo che ci sono riuscito a fare questa cosa. Soprattutto perché bisogna risparmiare i colpi per quando andiamo nel centro città di Raccoon City. Quindi questo è l'unico modo che abbiamo per togliercelo dalle scatole. Altrimenti questo qui ci inseguirebbe per tutte le città, per tutte le strade di Raccoon City finché noi non gettiamo la spugna. Quindi è bene abbatterlo. Ed ecco qua, si è ribloccato. Lo vedete? Di solito questo bug, questo glitch, come lo potete chiamare, di movimento, capita molto spesso. Qui non so perché quando re ho registrato mi è capitato una volta sì e 3 volte no, eh. La cosa è sempre la stessa. Io li chiamo i loop queste cose. Bisogna fare sempre la stessa cosa: girare intorno, entrare, aspettare che lui si bughi e poi riempirlo di coltellate. Ecco qua.
usciamo, facciamoci un altro loop. È molto semplice questa tattica, come potete vedere. E vi fa risparmiare un sacco di colpi, perché avete visto prima quante volte Nemesis abbia bisogno di quanti colpi abbia bisogno Nemesis per cadere. Un altro loop. Eh sì, è una tattica molto di pazienza, però oh, se lo volete uccidere sempre, questa è una delle tattiche migliori che vi posso offrire. Ecco, adesso si è proprio bloccato e non riesce a capire come entrare. Vedete che gira sulla sinistra e non capisce. È la sua IA. A volte lo fa subito, a volte ci mette un'eternità. Se entrate nel giusto loop, lo potete colpire tantissime volte. Come potete vedere, quando cade così a terra, significa che è a metà dello scontro. E noi solo con il coltellino ce l'abbiamo fatta. Vedete, ha cercato di fare l'animazione del pugno perché prima il gioco si è ricordato evidentemente che prima con quell'animazione è riuscito a disincagliarsi, invece adesso non ci è riuscito. Ecco qua, finalmente ha capito come entrare. Oh Madonna, ha saltato un frame lì nella registrazione. Questi problemi purtroppo penso che capiteranno ancora. Perché non stavo registrando su PlayStation 1, perché il massimo che potevo acquisire da lì era 480p. Mentre invece questa l'ho registrata da computer. Guardate come si blocca. È fantastico quando entra nel giusto loop. Perché voi lo potete continuare a colpire e lui non ci può fare niente. Comunque fra poco il video penso finisca, perché se non sbaglio ho fatto finire il video, ecco appunto, quando Nemesis muore per la seconda volta. Abbiamo la Eagle parte B. Ora secondo voi dove andremo? Ma sì, nella camera oscura ancora una volta. Non credo per curarci, ma per avere la Eagle, per creare la Eagle, perché è una pistola molto utile con una cadenza di fuoco molto più alta della pistola normale. Però la pistola normale vi servirà più avanti, perché è l'unica pistola che può caricare quei colpi modificati e migliorati di cui vi ho già parlato nel primo episodio. Beh, che dire. Ne vedrete altre di follie del genere, eh? Però non con il coltello, questa è l'unica volta che lo utilizzerò. Posiamo anche lo spray perché non lo volevo usare. Prendiamo la Eagle e poi prendiamo l'erba verde e l'erba rossa. Creiamo la Eagle. E allora adesso pensavo, se c'ho la Eagle nell'inventario, tanto vale che poso la pistola. Infatti, è stata la scelta decisiva. Bene ragazzi, io credo sia tutto. Possiamo anche lanciagranate. Ci sentiamo alla prossima, quindi. Grazie per aver visualizzato questo video.